Buongiorno a tutti, sono Davide Marone, benvenuti al consueto appuntamento con l'analisi live del mercato dedicata all'apertura delle contrattazioni in Europa. Allora, dal punto di vista del calendario macroeconomico, quindi delle news in grado di muovere il mercato, non avremo neanche oggi particolari novità se non la pubblicazione dell'inflazione per quello che riguarda il Regno Unito, che vi ricordo seguiremo insieme. Seguiremo insieme e quindi resteremo collegati fino alle 10:30 circa, insomma qualche minuto in più per evidentemente monitorare la reazione della sterlina, ed è l'unico market mover secondo me abbastanza rilevante per quello che è la giornata di oggi, data anche la costante volatilità che la sterlina mostra sulle pubblicazioni dei dati macro nel recente passato. Oggi poi avremo la fiducia dei consumatori degli Stati Uniti alle 15, così come la vendita di nuove abitazioni, ma sostanzialmente resteremo ancora insomma, dal punto di vista delle release in un'ottica relativamente calma. Ciò che invece mi riporto qui, avete il grafico della sterlina, ma dopo andremo a guardarla, mi riporto invece sull'euro. Ciò che invece chiaramente è stato piuttosto stupefacente è stato il movimento di ieri nel tardo pomeriggio, in cui l'euro, che pure monitoravamo bene sui livelli di supporto, ieri dopo ricorderete la fiammata del mattino 1.38.20, paventavamo sulla rottura di questa che era questa flag, disegno per il momento solo il supporto, anzi ecco qui, seguivamo questa flag, c'era stato il test di area 1.38.20, poi delle ripartenze molto precise, rottura di 37.90 che indicavamo come trigger per pensare di mettersi corti e avvicinamento alle aree di minimo, vedete 1.37.60, 1.37.55. Poi nel pomeriggio è avvenuta questa fiammata che non ha avuto grandi motivazioni tecniche, anzi questa mattina Matteo accennava di fatto un flusso importante di acquisti, quindi, o meglio, di stop colpiti, stop intesi anche come livelli di entrata, stop entry sopra 1.38.10. Il mercato evidentemente a quell'ora non era particolarmente spesso, era piuttosto sottile ed è un movimento che è stato in grado di generare salti veramente importanti, perché ci siamo riportati addirittura, lo vedete con questo spike, a ritestare l'1.38.75, quindi un livello veramente, veramente importante. E qui quasi vedete in pullback di questa che è una trend line che abbiamo seguito da tempo, per poi chiaramente andare subito a correggere, però rimanendo comunque sostenuto e spostando ancora una volta l'asticella in alto, quasi come che tutte le volte che l'euro sia pronto a venire giù ci sia sempre qualche motivazione che possa essere macroeconomica, che possa essere di natura di dichiarazione, che possa essere appunto un meccanismo operativo come questo, ci sia sempre qualcosa che lo riporta su. Avete visto movimenti molto molto ampi e adesso è tornata in auge chiaramente l'area di 1.38.20, 38.25 come area di supporto, che ha frenato poi la correzione che si è andata a generare dopo questo ampio movimento ribassista. E qui potremmo aver assistito a un di fatto nuovo possibile rovesciamento dello scenario, che pure con le dovute cautele presentava diversi elementi per confidare circa ulteriori ribassi, guardando in primo luogo all'area di 1.37 come area abbastanza importante a livello di supporto. Invece poi, ripeto, lo scenario è andato ribaltandosi. E adesso quella che era la resistenza, che appunto monitoravamo ieri attorno a 38,20, 38,25, è diventata invece adesso l'area di supporto. Qui abbiamo un cross rialzista, vedete, di medie, con la 21 che fa da supporto dinamico, incrocia la 100 dal basso verso l'alto, e le indicazioni nel breve in ottica rialzista, dal mio punto di vista, ancora permangono. Si può considerare un livello importante, intermedio rispetto al massimo di ieri, rispetto a quest'area di supporto, quello di 1.38.45, vedete che già da tempo seguiamo e che in passato è stato un ottimo livello di supporto rispetto a queste ampie discese di prezzo. Quindi quello potrebbe essere un primo trigger, e se dovesse essere superato ci potrebbe essere la possibilità di andare proprio a ritestare l'area di 1.38.75, 1.38.80. E qui è molto
o meglio, relativamente facile pensare a una operatività molto simile, quindi sempre in stop entry, ma laddove dovessero cedere questo supporto ancora una volta all'1.3820. Diviene secondo me più difficile andarsi a muovere all'interno di questi 20-25 pips laddove è una lateralità che è molto sporca, non si è peraltro neanche sviluppata dal punto di vista dell'estensione temporale, per cui io in questo momento lascerei fuori quest'area per andare a operare e penserei invece a ricercare degli spunti che dovessero essere in rottura di 1.3820 o di 1.3845 per i livelli che abbiamo paventato. E qui i livelli sono poi successivamente chiari, qui riguarderemo e teniamo sempre il grande warning all'area di supporto che va da 37.75 a 37.5, mentre chiaramente a rialzo sopra 1.3880 abbiamo livelli successivi a cominciare chiaramente ripartiamo da 1.39, 1.3915 che è questo livello qui, quindi scenario che si è nuovamente girato per l'euro-dollaro e adesso, ripeto, io aspetterei qualche buono strappo, quindi uscita da questa fase che è una fase di assestamento non particolarmente chiara, vedete, non si colloca come correzione, non può di fatto delinearsi come un'area di distribuzione, non è una lateralità precisa, non è estesa, per cui secondo me diventa difficile muoversi qua dentro, vale la pena attendere rotture upward o downward. Discorso molto simile, ma con delle differenze, con anche delle differenze per il cable, perché lo vedete da solo per come si va a conformare la candela. Questa è la fiammata rialzo che pure ha interessato la sterlina, che è andata a testare bene l'area di 1.6530, che vedete già monitoravamo come livello precedente, l'area di 1.6530. E 35, 1.6545, anche qui fiammata a rialzo, però vedete a differenza dell'euro-dollaro qui il movimento è prontamente rientrato, mi porto sul grafico orario per evidenziarlo con maggiore attenzione, vedete movimento completamente rientrato, già la candela successiva praticamente aveva riportato il cable all'interno del range, e questi sono movimenti che possiamo evidentemente valutare ancora una volta come conferma della lateralità con dei test che avvengono sia, vedete, con delle false rotture, quindi con delle false rotture del supporto, sia con dei tentativi di test della resistenza. Dopo una fase discesista verrebbe da pensare che questa è una fase di quella che viene appunto, sembra averne delle buone caratteristiche, definita di accumulazione per delle ripartenze up che però andiamo qui di nuovo a ritracciare con precisione il nostro livello dinamico, onde evitare delle incongruenze. Questo livello dinamico, vedete, si configurerebbe come una fase di accumulazione per delle ripartenze che però passano da diversi livelli. Un primo livello è chiaramente il superamento della congestione a 1.65 appunto e 35, ma soprattutto la confluenza grafica, lo vedete, tra il livello statico a 65 e 70. Il livello dinamico e anche le media 200 che transitano proprio in quell'area qui su questo bel grafico orario. Per cui diciamo che è ancora piuttosto prematuro sposare una view rialzista, peraltro andando a lavorare con i Fibonacci, partendo proprio dal massimo della discesa fino al minimo, vedete, l'area significativa al 38,2 è molto vicina a quella che abbiamo appunto appena descritto come area di confluenza grafica. E quindi è qui che dovremmo guardare per cercare di operare. In primo luogo cercando spunti short per chiaramente metterci scia alla tendenza, ma stare molto pronti perché se questa è una buona fase di accumulazione, ripeto, ne ha le caratteristiche nel momento in cui il mercato comunque si muove in range, ha tentato delle false rotture ribassiste, ha ritestato la resistenza, per cui potrebbe essere, ripeto, una buona fase di accumulazione. Accumulazione vuol dire che qui i prezzi stanno di nuovo accumulandosi, quindi c'è sempre una crescente latenza di, o meglio, mancanza di offerte. Qui la domanda si sta andando ad accumulare, gli ordini buy tecnicamente stanno andando man mano
addensarsi per delle ripartenze lunghe. Questo è solo uno scenario che potrebbe essere chiaramente condizionato e o invalidato dalle release che avremo tra circa tre quarti d'ora, quindi l'inflazione del Regno Unito. Avremo poi modo dopo di analizzarlo, quindi lo scenario short, rottura della congestione e ripresa dell'area che va da 64,25 a 1,64 è sicuramente uno dei scenari possibili, ma ripeto, dopo avremo modo di focalizzarci. È bene dare adesso un outlook un po' più generale, chiaramente potremo studiare dopo la price action del cable e non solo di qualche altro cross sterlina seguendo la news. E molto più invece ancora calmo il dollaro yen, non c'è molto da dire rispetto a quanto andavamo anche ieri a descrivere, permane questa direi discreta tenuta di area 102,65 come livello di resistenza e soprattutto dell'area di 102,10 cioè come livello di supporto. Ieri seguivamo questa direi abbastanza sfumata divergenza ribassista qui sul 4 ore, che comunque è andata a manifestare i suoi effetti, andando però a ritestare nuovamente 102,10, che potrebbe essere già un'area buona per quantomeno lavorare con stop in pari se avessimo tradato il pattern. Vedete, la pressione qui sul cedimento del supporto è ancora abbastanza presente. Abbiamo qui uno stocastico su grafico orario che comunque può essere indicativo all'interno di una fase prettamente congestiva che è ancora orientato, vedete, da queste prime ore della mattina sta orientandosi a ribasso, per cui potremmo aspettarci dei cedimenti che però incontrerebbero, direi, subito un supporto relativamente vicino in area 101,85. Quindi il risk reward non è dei più ottimali, laddove paventassimo delle rotture e quindi volessimo entrare sotto questo livello, però insomma è uno scenario che al momento è quello abbastanza verosimile. Le medie chiaramente non possono granché aiutarci. C'è la possibilità di assistere, vedete, a dei crossover ribassisti, la 21 che comincia a orientarsi a ribasso e a tagliare la 100, la 200 chiaramente dall'alto, ma è uno scenario che per il momento è solo ipotizzabile. Se questo livello dovesse essere confermato, invece potrebbe valere la pena di andare a mettere degli stop in quest'area qui, quindi sotto 102, e sfruttare un possibile up movement verso chiaramente 102,50 e la resistenza in area 102,65. Come vedete, qui le indicazioni non sono tantissime, quindi non aspettiamoci dei rapporti rischio-rendimento troppo ambiziosi, lavoriamo proprio anche su un time frame di breve per capire che ruolo si gioca qui su questo supporto. Chiaramente l'euro-yen non è molto diverso, anzi è un cross che stiamo seguendo da diversi giorni. In quest'ottica vado a riepilogare, vedete, la fase congestiva con i difetti di cui abbiamo discusso in questi giorni, quindi una fase congestiva che presenta delle caratteristiche non ottimali. Questa è la fiammata dell'euro-dollaro che chiaramente ha portato sull'euro-yen nel momento in cui il dollaro-yen era sostanzialmente inchiodato, per cui lo sapete, quando si lavora su un cross è sempre bene andare ad agire dal punto di vista almeno dell'analisi sui cambi originali. Il movimento qui in up è presto spiegato nel momento in cui, ripeto, il dollaro yen è fondamentalmente rimasto in congestione, mentre l'euro dollaro ha fatto quella importante fiammata a rialzo. E vedete, qui il quadro continua a essere non particolarmente chiaro. Questa fiammata ci ha portato in area della resistenza, senza peraltro darci grandi conferme di test del livello attorno a 142. Si è fermato e siamo di nuovo nella parte mediana del range, con delle indicazioni che potrebbero proseguire al ribasso, guardando l'area di 141,10-141 come area, direi, verosimilmente raggiungibile. Però anche qui o abbiamo un'operatività molto di breve, lo sappiamo, nel breve o micro, che dir si voglia, quasi tutto è possibile, perché lì si vogliono sfruttare delle oscillazioni anche di pochi pips, ma togliendo questo tipo di operatività, per ricercare un movimento che vada a ottimizzare il rapporto rischio-rendimento, è chiaro che qui non ne abbiamo le caratteristiche giuste, perché siamo proprio di nuovo nella fascia mediana qui della nostra congestione, e si fa un po' fatica
a mettere uno stop relativamente vicino al prezzo e poter sfruttare un target relativamente lontano. Qualche indicazione in più si potrebbe avere sotto 141,10 con il 140,75 che diverrebbe a livello successivo, ma secondo me ci muoviamo in un territorio un po' minato, per cui ancora monitoriamo queste aree e cerchiamo di operare nei pressi del supporto se ci arriviamo, nei pressi della resistenza. Nel breve una possibilità di ribasso di 20-25 pips per me è verosimile, considerando anche l'impostazione qui del grafico orario. E chiaramente, ragazzi, stiamo in campana, se dovessero partire dei movimenti in rottura delle aree individuate, perché poi lì potrebbe ripartire con molta veemenza la volatilità, che anche sull'euro-yen, se date un'occhiata ai percentili, è piuttosto contenuta, parliamo di un 2%, quindi livelli veramente bassi. Però se dovessimo uscire da questi livelli, allora ci potremmo aspettare dei buoni strappi, e per cui bisogna stare molto molto in campana trattandosi proprio di euro-yen. Andiamo sull'australiano, che continua a mostrare, lo dico ancora una volta, sarò ridondante, ma ne vale la pena, una buona tecnicalità. Anche ieri, dopo, lo ricorderete, l'apertura confiammata al ribasso a testare l'area di 90,45, poi anche qui nel webinar dicevamo come lo scenario rialzista fosse sicuramente quello migliore. Abbiamo avuto la rottura di questi massimi a 91,35, rottura per la verità non poi particolarmente importante, anzi si è mantenuto sotto il livello di attenzione che noi andavamo e andiamo ad individuare in qui lo vedete 91,65, una rottura che comunque è stata significativa di come, vedete, a questi precisi minimi crescenti che andavano di fatto a individuare una sorta, vedete, di triangolo laddove i massimi si erano appiattiti, c'è stato un tentativo di nuovi massimi che comunque testimonia la relativa forza in questo momento del dollaro australiano. Lo sapete, c'è stato il discorso di un membro della Reserve Bank of Australia, Lowe, il quale, diciamo, non si è nascosto troppo dicendo che l'australiano è stato a un livello molto molto ampio, il che era, diciamo, comprensibile, e che a suo parere dovrebbe ancora, insomma, andare a deprezzarsi. Per la verità non ci sarà tantissima volatilità su queste dichiarazioni, però è un segno di come l'australiano ancora forse ad salite strutturali non sia pronto, proprio in relazione a quelle che sono le aspettative di politica monetaria, soprattutto sul fronte tassi, dove invece gli adiacenti cugini neozelandesi hanno già, lo sapete, una ventina di giorni fa provveduto al primo ritocco a rialzo. Qui abbiamo una buona impostazione oraria, lo vedete, con la media 21 che ha fatto da primo test. Attenzione, perché se dovessimo fallire i nuovi massimi si andrebbe a conformare una sorta di triplo massimo con massimo inferiore, e potrebbe, ripeto, nel breve andarsi a paventare uno scenario short in ripresa dell'area del pivot daily a 91,10. Per cui se qui abbiamo degli arresti del prezzo, si potrebbe implementare un primo short in area 91,35. Però c'è l'area della media 21 che potrebbe frenare, quindi si potrebbe attendere il cedimento sotto 91,25, a 91,10 muoversi con lo stop in pari e valutare se ci possano essere degli approfondimenti fino all'area di 90,75. Chiaramente, in ottica ottimizzazione risk reward, è chiaro che già da questi punti di massimo si potrebbe pensare di lavorare il limit entry short con stop sopra 91,65, la possibilità di sfruttare eventualmente già da questi punti un primo movimento che fino a 91,10 potrebbe essere discreto. Per cui stiamo attenti, ripeto, tutto passa dalla possibilità o meno che qui si vadano a mettere a segno nuovi massimi, perché potrebbe essere un bello scenario di fatto di quantomeno di breve inversione, per cui l'australiano diviene particolarmente interessante, continuiamo a seguirlo. Diamo un'occhiata, poi avremo modo oggi, che l'appuntamento è un po' più lungo del solito, visto che prolungheremo fino alle 10:30 per seguire i dati del Regno Unito, quindi avremo modo di seguire altri strumenti, però intanto in registrazione passiamo alle borse, che ieri sono venute giù in maniera importante. Ieri sul forum, per chi l'avesse guardato, sono andato a, come dire, fare delle analisi un po' più su time frame
ampi, quindi partendo dal daily, di alcuni indici azionari, ho preso in considerazione il DAX, lo UK 100, il FTSE, il Dow Jones, il Nikkei, paventando come su alcuni di questi fossero, anche con un'analisi dei volumi, e potete, se siete interessati, ripeto, andate sulla sezione apposita degli indici azionari sul forum per andarla a visualizzare, come alcuni scenari di bassisti proprio andassero a palesarsi. Con le dovute cautele quando si parla di azionario, però. E insomma, ieri quasi ad orologeria, dalla metà mattinata sono partite queste copiose vendite, anzi, copiose sono state con l'ingresso degli americani sul mercato. Diciamo, nella mattinata c'è stato uno scenario che da prima era rialzista, poi è andato di fatto a rientrare, poi con l'ingresso degli americani sui mercati, in buona sostanza, c'è stato un buono storno dei prezzi. Qui sul DAX, per la verità, è stato ben riassorbito anche con l'apertura di stamattina. Ieri pure seguivamo questa divergenza a 4 ore, con anche in questo caso dei filtri, vedete, soprattutto dal punto di vista dello stocastico, non eccezionali, però un buon pattern che, diciamo, di poco, o comunque ha raggiunto l'area di 9180-9160, dicevo di poco ha fallito il raggiungimento di questi minimi qui a 9160, e delle riprese che adesso però trovano in 9275, ancora una volta, qui i livelli, vedete, sono piuttosto ridondanti, una buona resistenza. Quindi teniamo valido il pattern sul 4 ore, che può essere ancora attivo, però c'è discordanza di segno con il grafico, lo vedete, a un'ora, laddove la sequenza di massimi e minimi decrescenti è andata interrompendosi. Buona le correzioni, buona la partenza, ma attenzione, perché fino a 9282, se fossimo dentro e short, diciamo che l'obbligo ancora a restare, soprattutto in virtù, ripeto, del pattern sul 4 ore, che è di buona affidabilità. Discorso diverso invece sarebbe se sopra 9280 venissero invece insomma, dei superamenti, allora torneremo a riguardare l'area di 9350-9370. Per cui direi che il 9280 fa abbastanza da benchmark, ed è piuttosto evidente. Qui sul grafico orario c'è addirittura tutto questo fascio di medie che va a transitare proprio su quel livello, per cui fino a 9280 buone ancora le indicazioni sell in correzione, quindi la possibilità di lavorare ancora su un 4 ore impostato a ribasso, per girarsi chiaramente su quello che sarebbe un potenziale invalidamento dello scenario 4 ore e rivedere chiaramente le prime resistenze. Il FTSE, vedete, l'apertura di questa mattina è già stata, il gap di apertura rialzista in buona sostanza è già rientrato, quindi si riparte dalle condizioni iniziali che ieri erano rimaste di chiusura attorno all'area di 20.650 punti. È una buona, anzi ottima area di supporto che ha ben contenuto il prezzo, che adesso è ancora assolutamente di attualità per rifarlo, quindi per andare a contenere il prezzo. Qui sul grafico orario abbiamo il passaggio della media 200, però vedete, abbiamo un'indicazione con la chiusura che c'è appena stata adesso della candela, di fatto, di un gap rialzista completamente rientrato, quindi completamente ricompensato, e questo per il rialzo non è un segnale eccezionale, con le medie che stanno andando, vedete, a volgere al ribasso, per cui stiamo in campana. Io lavorerei con potenziali stop entry in vendita comunque sotto 20.560, per andare a sfruttare i buoni salti verso l'area di 20.300-20.325. Però lo scenario qui, data la valenza dell'area di supporto, è d'obbligo che resti rialzista, ma io starei particolarmente in campana, perché vedete, incominciano a palesarsi dei segni non ottimali, valutando la price action, che comunque è abbastanza costante a ribasso. Questa apertura così abbastanza simbolica, nel senso che apertura up, quindi forte gap rialzista, completamente rientrato, vedete, si è formata questa pin piuttosto importante ribassista, con le medie che stanno tentando degli incroci proprio in ottica discesista. Per cui stiamo attenti, l'idea di poter lavorare su rotture di questo livello, secondo me, può avere assolutamente senso. Vediamo se il bel grafico orario, soprattutto con lo stocastico, che vedete ha una buona regolarità con gli swing del prezzo, se in quest'area invece gli dovesse dare delle nuove indicazioni
rialzista, allora si potrebbe tornare a riguardare l'area rotta ieri a 20.800-20.810. Per cui diciamo che il long ancora mi lascia qualche perplessità data proprio dall'impostazione prezzo medie, anche se adesso vedete ci sono le prime risalite. Comunque abbiamo modo di seguirlo. Qui l'operatività è secondo me un po' incerta, quindi non mi sentirei di dare indicazioni estremamente precise, fermo restando che uno stop entry sotto questo prezzo per me è comunque una buona scelta operativa perché indurrebbe, secondo me, almeno delle buone vendite, considerando quelli che possono essere, ripeto, dei segnali che qui sul grafico orario sono andati a palesarsi. Diamo un'occhiata anche all'S&P 500, che qui, lo dicevo, ha, vedete, evidenziato questo forte ribasso. Anche qui discretamente tecnico, perché non siamo andati oltre l'area di 1850 punti, l'abbiamo chiaramente sporcata, ma fondamentalmente il livello è stato piuttosto chiaro. Poi ci sono state anche qui delle correzioni, sempre in maniera altrettanto precisa sulla resistenza a 1860. Quindi un S&P 500 che anche a livello numerologico resta piuttosto preciso, si muove discretamente, vedete, su questi intervalli di 10 punti, l'impostazione oraria qui impone ancora delle vendite, perché vedete abbiamo le medie ben settate, quindi le confluenze grafiche, ripeto, livello statico e media 21, abbiamo qui vedete, i massimi di swing decrescenti, possiamo pensare di congiungerli anche con una trendline per quello che chiaramente possa valere, cioè dargli solo un senso indicativo. Vedete, qui è un'area chiaramente di vendita, se dovesse essere superata si potrebbe tornare a riguardare l'area di 1867-1868. Però ancora resta assolutamente un'area di vendita, qui stocastico in orario quasi in divergenza inversa, nel momento in cui vedete il massimo è abbastanza appiattito, mentre la corrispondenza sui prezzi è abbastanza inclinata. Quindi non è proprio una divergenza inversa, se vogliamo essere dei puristi delle divergenze, ma fondamentalmente lo scenario ribassista è confermato anche dall'oscillatore stocastico. Darei anche un'occhiata all'oro, perché ancora una volta ha mostrato anche qui una buona valenza dei livelli tecnici. Ieri eravamo, lo ricorderete, in mattinata qui studiando il potenziale cedimento di 1320, cedimento, pullback di brevissimo, partenze importanti, vedete, in maniera perfetta direi al 1307-1308. E qui adesso valutiamo questa bella, direi, divergenza sul 4 ore, divergenza regolare rialzista, diciamo non precisissima se notate il prezzo per via di questo swing non perfettamente corrispondente. Qui il prezzo vede questi due punti di minimo non bellissimi, però il concetto di divergenza secondo me regge e soprattutto ha il pregio di sfruttare un buon rapporto di rischio-rendimento, perché con stop relativamente vicini, quindi sotto 1307, la possibilità di rilavorare verso area 1320-1325, perché qui può avere senso. Andiamo a riprendere il grafico orario, vedete qui siamo al superamento della media 21 e del pivot daily, per cui se non fossimo ancora entrati l'idea può essere anche quella di attendere il superamento di 1317. Andiamo a peggiorare il risk reward, però insomma l'impostazione anche sul grafico orario può andare assolutamente a reggere. E allora va bene, io interrompo qui la registrazione proprio per rendere il file compatto e permettere a chi vuole rivederlo di andarlo a seguire senza troppo ritardo. Quindi interrompo qui la registrazione, però vi ricordo alle 10:30 resteremo qui, quindi adesso valuto se restare con voi fino alle 10:30 o se darci una piccola pausa, dipende anche dalle vostre domande, dalle vostre osservazioni. Comunque in ogni caso 10:30 saremo collegati per seguire i dati del Regno Unito, l'inflazione, per cui ci collegheremo, anzi resteremo collegati, ripeto poi, se qualcuno di, insomma, se le domande non fossero troppe ci prendiamo qualche minuto di pausa, ma comunque per le 10:25 eventualmente ci ricolleghiamo, quindi vediamo come va. Io intanto vi ringrazio, resto comunque con voi qualche minuto e vi auguro buon trading.